Ok, allora, finalmente ce l'abbiamo fatta. Sul sito del corso, sotto la voce materiale, adesso la devo ancora organizzare un attimino, ok? Quindi l'idea è poi di separare l'anno scorso da quest'anno, perché in questo momento è un po' caotico, diventa un po' più difficile trovare i materiali. Però l'idea di base è che troverete sia i luci di lezioni che le esercitazioni sotto la voce materiale, ok? Quindi se andate alla voce materiale trovate le esercitazioni di oggi e cercherò per quanto possibile per ogni esercitazione di darvi non solo il testo, ma anche gli obiettivi dell'esercitazione, quindi quello che ci aspettiamo sia il risultato dell'esercitazione, in modo da non perdere il focus, no? Quindi siamo qua non per pigiare i tasti, ma perché vogliamo imparare qualcosa. Allora, oggi l'esercitazione di oggi ha due obiettivi fondamentali. Uno, sistemare l'ambiente di sviluppo, cioè dobbiamo partire, imparare quali sono gli strumenti che utilizziamo, imparare a gestirli, o almeno iniziare a imparare a gestirli. E dopodiché il secondo obiettivo è provare a applicare quello che avete visto nell'introduzione a JSP e sviluppare quindi una primissima applicazioncina molto semplice basata su tecnologie già enterprise, ok? E vedere quali sono le problematiche che saltano fuori. Ci accorgeremo che lo sviluppo di questa applicazione fa nascere una serie di interrogativi che sono poi lo stimolo alla prossima lezione, ok? Quindi l'idea di oggi è, da un lato, iniziare a prendere la mano con i sistemi di sviluppo, dall'altro, scontrarsi con un primo problema pratico e capire che con quello che sappiamo non si va tanto distante, quindi bisogna imparare qualcosa di nuovo, ok? Allora, proviamo a leggere l'esercitazione. L'idea di tutte le esercitazioni sarà sempre partire dai requisiti, quindi sempre leggere il testo, cercare di capire che cosa viene richiesto e quindi farsi la domanda su come si risolve l'esercitazione, quali sono gli elementi che ci servono. Quindi saltiamo tutta la parte di FAQ che affrontiamo immediatamente dopo e andiamo a leggere subito il testo dell'esercitazione. Allora, quello che facciamo oggi è una simulazione, ovvero faremo due pagine di fatto che simulano il comportamento di una bacheca di messaggi. Quello che vogliamo fare noi è avere la possibilità, quindi avere una pagina che sia in grado di ricevere dall'utente un messaggio e con questa pagina l'utente deve poter pubblicare questo messaggio su una ipotetica bacheca personale, ok? Se dovessimo fare tutta l'applicazione, ovviamente non basterebbe di sicuro un'ora e mezza, quindi ci limitiamo alla parte centrale, ovvero sia come recuperare i dati dall'utente e come trattarli, ok? Ecco che quindi vi viene appunto detto, si ipotizzi che ci sia un utente registrato, non ce ne frega niente della registrazione perché è già registrato, non ce ne frega niente di come funziona la bacheca, ci interessa solo capire come lavoriamo sul messaggio. Il messaggio deve rispettare tre requisiti e adesso poi vi spiego perché ci servono questi requisiti. I requisiti sono: dobbiamo sapere chi è che pubblica il messaggio. Visto che non lo sappiamo perché abbiamo detto che l'utente è già registrato, prevediamo la possibilità per l'utente di inserire il proprio nome utente, ok? Questo non è realistico, se io mi sono registrato su un sito il nome utente sarà già presente, ok? Però per noi va bene così. Poi il messaggio dovrà avere la data di creazione e qui c'è la prima richiesta che soddisferemo con un minimo di JSP e sarà quella di inserire automaticamente la data in cui è stato creato il messaggio, ok? Quindi quando il messaggio viene accettato, è giudicato valido dal sistema e viene pubblicato, gli viene inserita una data. Ok? Terzo requisito, che vedremo è uno di quelli fondamentali, è quello che specifica come deve essere fatto il messaggio. Io non posso scrivere un messaggio qualunque, ma posso scrivere un messaggio che ha un titolo e ha un corpo e deve avere obbligatoriamente tutti e due. Il titolo può essere al massimo 60 caratteri, se più di 60 caratteri non posso pubblicarlo in bacheca, quindi dovrò in qualche modo controllare che i caratteri non siano più di 60. Il corpo, anche lui ha dei requisiti sulla lunghezza, in particolare non può essere lungo più di 150 parole. Ok? E questo è un requisito un po' più stringente, vedremo che è un po' più difficile da fare, no? Infatti c'è un suggerimento per voi, che dice si assuma che il numero di parole sia pari al numero di spazi all'interno del testo. Perché?
Perché se ci ricordiamo un po' di basi di HTML, sappiamo che quando dobbiamo inserire un testo lungo, normalmente si usa una text area. La text area può essere limitata sul numero di caratteri, ma sicuramente non sul numero di parole. Ok? Quindi da un lato non possiamo pensare di smarcare la situazione definendo una dimensione prefissata della nostra area di testo, dall'altra non possiamo pensare di contare quanto è lunga la stringa. Perché se noi contiamo quanto è lunga la stringa sapremo quanti caratteri ci sono in così gli spazi, ma il limite è sulle parole. Ok? Quindi questo vuol dire che dovremo anche utilizzare un po' di istruzioni Java, così facciamo un po' di rinfresco sugli argomenti. Ok? Ah, vediamo qual è la richiesta e poi proviamo ad analizzare come si può rispondere a questa richiesta. Ok? La richiesta è realizzare due pagine, una per l'inserimento del messaggio, e vedete fra parentesi vi ho inserito forma HTML, questo per ricordare che quella pagina lì non sarà nient'altro che una pagina HTML semplice con un form. Come sarà fatto questo form? Beh, già da ora possiamo dire che avrà sostanzialmente tre campi, di cui un campo di testo per il nome utente, giusto? Uno per il titolo e una text area per il corpo del messaggio. In più avrà due pulsanti, uno per annullare l'operazione e uno per inviare i dati. Quindi i requisiti di prima ci servivano per capire come fare questa pagina. Seconda pagina, che è quella più tosta, è una pagina che serve per l'anteprima e la verifica della correttezza del messaggio. Questa pagina qua deve fare sostanzialmente due cose: controllare se il messaggio è corretto, se corretto visualizzarlo in un'anteprima, ok? Quindi stampare a video il messaggio, se non è corretto chiedere la correzione segnalando dov'è l'errore, ok? Quindi dice passo 1, passo A, verificare la presenza di nome utente, titolo e corpo del messaggio. Vedete che non c'è nessun requisito sulla data, perché la data quando la inseriamo? Sicuramente non quando l'utente scrive, ma quando il sistema riceve il messaggio. Ok? Quindi non è una cosa da verificare, non è un dato da verificare, sarà un dato da inserire. Quindi, primo passo, controlliamo che ci siano tutti i dati. Secondo passo, controlliamo che i dati siano conformi. Ok? Quindi che il titolo sia massimo 60 caratteri, e che il corpo del messaggio sia massimo 150 parole. Ah, questo tipo di controllo è un controllo che si dice server side. Perché si dice server side? Perché noi stiamo facendo il controllo sul lato server. Okay? Ci sarà una pagina JSP che riceve i dati dal form compilato dall'utente, controlla la loro validità e decide che cosa fare. Se tutti i requisiti sono rispettati, semplicemente stampiamo il messaggio aggiungendo una riga con la data, ok? Quindi facciamo finta di aver ricevuto il messaggio correttamente. Se almeno uno non è rispettato, il che significa qualunque, non c'è il titolo, non c'è il corpo, il titolo è troppo lungo, il corpo è troppo lungo, o un mix di questi, la pagina deve richiedere nuovamente l'inserimento del messaggio, ok? Richiedere nuovamente l'inserimento del messaggio sarebbe ancora facile. Quello più complicato è che deve anche segnalare qual è l'errore, quindi quale dei requisiti è stato violato, e segnalarlo nella posizione in cui è avvenuto l'errore. Quindi se il titolo è troppo lungo, di fianco al titolo scriverò errore, il titolo è troppo lungo. Se il corpo del messaggio è troppo lungo, di fianco al corpo del messaggio, errore, corpo del messaggio è troppo lungo. Stessa cosa se il titolo manca, se il corpo del messaggio manca, o se il nome dell'utente manca. Ok? Quindi questa parte qua è un po' più macchinosa. Poi facoltativo vuol dire che di oggi probabilmente non riusciremo a farlo assieme, ma magari potete provare a farlo a casa, e provare a ripopolare i campi del form. Cioè se io faccio un errore, non voglio riscrivermi il post, perché immaginate un post di 100 parole, alla terza volta che lo riscrivo chiudo il sito e me ne vado, vado a prendermi un caffè, vado a fare qualunque altra cosa piuttosto che ripostare il messaggio. Ok? Quindi un sistema ben fatto deve darmi la possibilità di risfruttare l'informazione che avevo già inserito e possibilmente correggerla. Ecco perché in questo passo facoltativo si richiede di ripopolare i campi con i dati precedenti. Quindi se sbaglio, scrivo l'errore, il corpo è troppo lungo,
e ricopio già tutto il corpo lì, così l'utente può solo selezionare una parte da cancellare o modificare. Ok? Ora, quali sono i passi per risolvere questa roba? Le tecniche sono due, la prima è sbagliata e la seconda è giusta. La prima dice, va bene, mi metto a testa bassa e inizio a scrivere codice. Più o meno so come si scrive l'HTML, so come si scrive qualcosina di JSP, apro Eclipse e vado. No. Perché così magari funziona questa volta, ma la prossima vi garantisco che non funziona. Ok? Quindi la prima cosa da fare è porsi il problema di come organizzo la soluzione. Non se sono capace di risolverlo. Ok? Perché oggi è facile risolvere, lo so. Domani sarà un problema complicatissimo, sarete in azienda, avrete da trattare 5.000 aspetti diversi, sicuramente non saprete risolverlo a prima vista. Allora, quello che bisogna fare è sedersi e iniziare a vedere il problema, dividerlo, segmentarlo, fino a quando identifichiamo le singole parti che si possono trattare. Nel nostro caso specifico è molto semplice, però possiamo provare a fare questo ragionamento. Allora, qui, quali sono le parti fondamentali? Due. Inserimento dati, verifica dei dati. Ok? Come organizzo le due? Beh, di sicuro dovrò avere qualcuno che mi fa vedere il form di inserimento dei dati, ok? E dovrò avere qualcun altro che elabora questi dati. Quindi in prima battuta io potrei pensare, se facciamo un disegno e immaginiamo come poter strutturare la soluzione, potremmo pensare ad avere due bei rettangoloni qua, uno che chiamiamo, mettiamo magari un carattere un po' più decente, scusate, chiamiamolo pagina 1, ok? Che cosa ci sarà in questa pagina 1 per noi? Tanto per essere tranquilli, ce lo ricordiamo, il form dell'utente, ok? Poi, seconda parte, elaborare. Quindi vedete che ho già spezzato il problema, no? Sono essenzialmente due cose completamente diverse. Una, recuperare i dati dall'utente, due, elaborarli. Quindi, la prima soluzione che mi viene in mente è avere qua una seconda pagina. Questa seconda pagina la chiamerò pagina 2 per il momento. E qui scrivo verifica. Ok? Ora, come si parlano le due pagine? Beh, HTML dovreste saperlo tutti, come funziona un'interazione web. La rifreschiamo un attimo, pagina 1 passerà dei dati alla pagina 2 utilizzando o il metodo get o il metodo post. Ok? Qual è la differenza fra i due? Get codifica i dati che vengono passati sull'URL, quindi di fatto io li posso leggere sulla barra dell'indirizzo del browser, post li codifica nell'intestazione del messaggio. Secondo voi, in questo caso qua, quale dei due mi conviene usare? Get o post? Risposta libera, non... Ok, ho sentito un po' di post vari. Come mai? Esatto, la risposta era, se non nella URL devo passare tutto il messaggio. Sì, allora non sarebbe un grosso problema se il messaggio fosse corto, però noi dobbiamo ricordarci che la URL ha al massimo 255 caratteri. 255 caratteri non saranno mai sufficienti a contenere 150 parole, perché a meno che le parole non siano di due caratteri ciascuna, non ci stiamo, ok? Quindi in questo caso abbiamo solo un modo, post. Qual è l'altro caso in cui dobbiamo scegliere post piuttosto che get? In realtà è molto semplice, post lo usiamo tutte le volte che vogliamo evitare che i dati siano visibili. Se questo fosse un login utente, i dati li passiamo in post, non li passiamo in get, ok? Altrimenti la password rimane sulla barra del browser e siamo a posto. Il giorno dopo ci ritroviamo 50 persone che usano il nostro account. Quindi queste due qua si passano i dati utilizzando il metodo post. Ok? Vedete che abbiamo iniziato a organizzare la nostra situazione.
Già, fin qua tutto bene, ma sono nella pagina 1, inserisco i miei dati, schiaccio sottometti, invia messaggio, i dati viaggiano col metodo POST lungo una connessione HTTP, arrivano alla seconda pagina, la seconda pagina parte e fa la verifica, ok? Fa la verifica e mi sono dimenticato di mettere il titolo, quindi a questo punto i requisiti mi dicono, ok, devi ripresentare il form scrivendo di fianco al titolo, guarda che non hai scritto il titolo. Come faccio? Questo qua è il primo problema di oggi, no? Come diavolo faccio a ripresentare il form? Soprattutto andando a scrivere nel posto giusto l'errore, quindi sapendo qual è l'errore e andando a scrivere nel posto giusto. Beh, la soluzione più immediata, poi capiremo che non è la migliore, però per oggi è la nostra soluzione, è quella di dire, beh, in un certo senso potrei trovare un modo per passare indietro dalla pagina 2 alla pagina 1, quindi ritornare lì e dire, c'è stato un errore, segna l'errore. Però questo ha alcuni problemi. Uno, se torno indietro dalla pagina 2 alla pagina 1, come faccio? Beh, devo dire al browser del nostro utente, guarda, hai sbagliato a caricare pagine, in realtà non, tu non volevi la 2 ma volevi la 1, ok? E nel dire quello devo trovare un modo per comunicare alla pagina 1 il fatto che in realtà c'erano degli errori, quindi devo dire qual è l'errore e dove va messo. E per farlo devo inventarmi un modo strano, perché l'unico modo che ho di passare dati da una pagina all'altra, per ora, è utilizzare get o post, ok? Quindi io dovrei tornare indietro, soluzione ipotetica, che poi vediamo che non è comoda, dovrei rifare una cosa così, quindi partire di qua, tornare a qua e passare di nuovo i dati, ad esempio in get o in post, mettiamo barra post, ok? Quindi dovrei fare questo giro qua così. Il problema è qua, che qua devo inventarmi un sacco di cose per riuscire a far capire a questa pagina che c'è stato un errore, qual è l'errore e dove va visualizzato l'errore, ok? Soluzione 2 è dire, va bene, ma l'utente sa qual è la differenza fra pagina 1 e pagina 2? Lo sa solamente nel momento in cui si accorge che non c'è più un form e c'è il messaggio scritto, ok? Ma di fatto, se non ci fosse questa differenza, lui non se ne accorgerebbe. Vabbè, magari guarda l'URL nel browser, però diciamo che dal punto di vista di esperienza non cambierebbe nulla. Quindi il trucchetto potrebbe essere dire, no, momento, non faccio così. In realtà, quando passo da qua a qua, poi mi fermo. Mi fermo su pagina 2. Pagina 2 farà due cose. Se va tutto bene, scrive il messaggio. Se qualcosa va male, scrive il form. Ok? Scrive il form e quando l'utente schiaccia invia, dove lo manda? A se stessa. Quindi, prende e fa una cosa così, pagina 2, di fatto. Soluzione 2 è questa qua. Un bel giro in cui pagina 2 si manda i dati in modalità post. Ok? Così mi sono tolto il problema. Perché mi sono tolto il problema? Beh, perché nel momento in cui trovo l'errore, sono già anche nel punto in cui scriverò la pagina. Quindi se io trovo l'errore sul titolo, scriverò direttamente l'errore nella posizione corretta. Ok? Ho tutte le informazioni che mi servono. Perché se io sono la pagina che scrive il form e sono contemporaneamente la pagina che fa i controlli, so qual è l'errore e dove è l'errore. Sì. Di fatto, esatto. Così nella pagina 2 replico la pagina 1. Esatto. Quindi il passo successivo che mi viene in mente procedendo su questo filo di ragionamento è dire va bene, e allora la pagina 1 non mi serve proprio. Gli tiro una bella riga sopra così e faccio la pagina 2. Ok? Non mi serve, se la pagina 2 fa quello che fa la pagina 1, posso togliere la pagina 1 e la pagina 2 si richiude su se stessa. Quindi,
se non ha nessun dato visualizza il form, quando schiaccio invio manda i dati a se stessa, controlla i dati, se sono sbagliati rivisualizza il form, se sono giusti visualizza il messaggio, ok? Ah, vedete che questa soluzione qua è molto distante da quello che ci poteva venire in mente a prima vista, no? Moltissimo. Ok. Quindi proviamo a fare questa soluzione qua. Cioè, ci siamo convinti che alla fine forse ci conviene avere una pagina che richiama se stessa. Ok? Allora, quello che possiamo provare a fare oggi è proprio sviluppare questa pagina qua. Sviluppare questa pagina qua e osservare come viene costruita, perché ci accorgeremo che a mano che aggiungiamo cose ci piacerà sempre di meno, ok? Quindi intanto impariamo a usare gli strumenti eccetera, ma capiamo anche perché c'è qualcosa che non va e se c'è qualcosa che non va. Ok, ci sono domande finora? Dubbi? Ecco, una cosa importante, visto che la prima lezione è, possiamo prendercela con calma in un certo senso, è ogni qualvolta avete un problema o un dubbio fermatemi, non siamo tantissimi, siamo qua per imparare, quindi è meglio risolvere il dubbio subito piuttosto che trascinarselo avanti fino alla fine, ok? Cioè, l'idea è che da adesso fino al giorno prima dell'esame io sono vostro amico, quindi voi dovete chiedermi se avete problemi, ok? Il giorno dell'esame no, il giorno dell'esame è finita, non siamo più amici, ok? Quindi sfruttate questo tempo da qua fino all'esame. Ok, allora, detto questo, che cosa ci serve per lavorare? Ci serve Eclipse. Eclipse voi lo troverete sul vostro computer sotto c2.eclipse. E qui così iniziamo a vedere se ci sono dei problemi. Chi ha dei problemi alza la mano e così andiamo a vedere. Ok, quindi il primo banco non ha Eclipse. Carla è mica voglia di... Ok. O non lo trovano. Ok, quindi chi non ha Java si installa Java. Posso? Sì, loro sono amministratori, quindi. Ok, quindi passo 1 è controllare di avere il computer a posto. Se lavorate sul vostro computer, cosa che va benissimo, controllate di aver tutto, ok? Chi usa Mac magari avrà poi qualche problemino quando inizieremo a usare qualche strumento più avanzato, ma se li avete lo dite e li risolviamo, ok? Ok, allora... Non so chi di voi ha già programmato con Eclipse, quindi facciamo un'infarinata veloce. Eclipse sostanzialmente è un ambiente di sviluppo molto potente, pensato per molti linguaggi diversi, quindi lo troverete un po' complicato all'inizio se non l'avete usato. L'idea di base è che noi abbiamo due viste principali e mezzo che usiamo, che sono la vista del Project Explorer, essenzialmente quella che ci permette di vedere tutto il nostro progetto come si distribuisce, e la vista singola che ci permette di analizzare una singola pagina, un singolo file. Ok? Come facciamo a partire a lavorare e a sviluppare il nostro progetto? Prima cosa da fare è rendere Eclipse dotto del fatto che in realtà noi stiamo lavorando su un sistema web, quindi avremo bisogno di un server web che pubblica le nostre pagine. Ok? Per farlo, sotto la finestra Window trovate la voce Preferences, a un certo punto della lunghissima lista che troverete, la lunghezza variabile in funzione di quanta roba c'è su Eclipse, ci sarà una voce Server. Sotto la voce Server trovate la voce Runtime Environments. Runtime Environments, come dice la parola, sono gli ambienti di runtime che offrono un servizio di tipo server, quindi sono praticamente i server che abbiamo a disposizione per pubblicare le pagine e che possiamo lanciare e controllare da Eclipse. Andiamo in Runtime Environments e voi avete due possibilità a seconda che il vostro PC sia già stato configurato o meno: o trovate già una riga come da me, dove c'è scritto Apache Tonga in questo caso, oppure la trovate vuoto. Se lo trovate vuoto, cosa fate? Dovete configurare il vostro server, cioè dovete dire a Eclipse: guarda che c'è un server web da lanciare per i progetti web, ok? Per dirglielo cosa fate? Fate add, quindi aggiungi, vi verrà fornita una lunga lista di server, noi usiamo Tomcat, ok? Quindi è il primo, è già aperto, cerchiamo di usare l'ultima versione, quindi staremo sulla versione 7, ok?
Questo perché così possiamo già usare qualche funzionalità di Java 6 e 7, altrimenti non potremmo. Quindi scegliamo Tomcat 7, andiamo avanti, next, e vedete che ci appare una finestra di dialogo in cui ci viene richiesto, uno, di dare il nome al server. Ognuno può dare il nome che vuole, l'importante è che sia significativo, ok? E soprattutto due cose fondamentali, che sono le fonti di errori che si ripetono fino al giorno dell'esame, ok? Quindi occhio qua. Dove è il server e quale virtual machine usa? Dov'è il server dipende dal vostro computer. Nei computer del laboratorio lo troverete in C2 punti, Apache, Tomcat, eccetera. Quindi voi identificate la cartella, ad esempio da me era in D2 punti Application Apache Tomcat 711 e selezionate la cartella radice, ok? Quindi non entrate dentro, non cercate bin, lib, né niente, beccate la cartella di Tomcat, quella radice. Seconda cosa, Java Virtual Machine. Vedete che in automatico viene selezionato Workbench Default JRE. Questo significa che per far girare Tomcat si utilizzerà la stessa virtual machine che viene utilizzata da Eclipse. Ok? Magari ci sarà la necessità di usare un'altra, per cambiarla è sufficiente schiacciare l'elenco a discesa e andare a pescare la virtual machine corretta. Perché vi dicevo attenzione agli errori? Quando voi sviluppate sul vostro computer, tipicamente succede sulle tesine, e poi arrivate qua. Adesso quest'anno non so se ci saranno ancora le tesine o no, questo ve lo dirà il professore. Comunque, in ogni caso, quando voi sviluppate sul vostro computer e poi andate su un altro computer a portare il vostro lavoro finito, magari i due computer usano una versione di Java diversa. Io ho la versione Java 1.7b12 e il computer ha Java 1.7b46. Allora, il problema è che il mio progetto Eclipse arriva configurato per usare la b12, ma non la trova, ok? Quindi mi si riempirà di un sacco di croci rosse, errori ovunque, di porca miseria, pure sul mio computer funzionava, ok? Era tutto a posto. Niente panico, la prima cosa da controllare, la virtual machine. Se è diversa, bisognerà andare a riregolare il progetto, vediamo poi come, in modo da utilizzare la virtual machine corretta, ok? Però questo è solo da segnarsi, dire, momento, quando cambio di computer c'è la possibilità di avere degli errori legati al fatto che sto usando versioni diverse di Java, ok? Non necessariamente significa che il progetto era giusto sul mio ed è sbagliato su un altro. Se era giusto è giusto. C'è qualcosa al contorno che non gli permette di funzionare. Ok, per noi va benissimo la default JRE. Ok. Schiacciamo finish. Io qua non lo schiaccio perché ce l'ho già configurato. E otteniamo la nostra riga Apache Tomcat. Ok, questo è il primo passo. Così facendo abbiamo fatto sì che Eclipse sappia che esiste un server Tomcat che si può controllare. Ok. Una volta fatto questo, possiamo partire a sviluppare il nostro progetto. Come facciamo a partire a sviluppare il nostro progetto? Ce lo organizziamo e diciamo, va bene, dove lo sistemo? Personalmente io preferisco avere l'ambiente di lavoro diviso in workspaces, si chiamano. Voi avete un workspace che è quello che sta utilizzando Eclipse. All'interno di questo workspace che cosa significa? Spazio di lavoro. Di solito si usa per contenere degli insiemi omogenei di progetti, ok? Quindi nel nostro caso sistemi informativi avrà un suo workspace, ok? All'interno del workspace si può definire un working set volendo. Quindi questo è solo per spiegarvi le cose che vedete lì. Vedete questa roba qua, 02CX in class. In Eclipse si chiama working set. Che cos'è un working set? È un insieme di progetti omogenei all'interno di un workspace, ok? Quindi io ho il mio spazio di lavoro in cui memorizzo tutto, poi avrò dei progettini che sono uno accanto all'altro e questo mi permette di dare un raggruppamento ulteriore, ok? Ora, tralasciamo un attimo come si costruisce, ve lo faccio vedere la prossima volta che abbiamo un progetto, e lanciamoci sulla creazione di un progetto, ok? Come si fa a creare un progetto? Beh, la cosa che si fa è si parte da file, nuovo, che cosa? Beh, noi vogliamo creare un'applicazione web con codice server side, sì.
Ha dato errore? Magari ti mando. E voglio poi quando. Sì. Allora, vado avanti, finisco il progetto, poi facciamo un secondo di pausa e risolviamo ancora i problemi che ci sono. Allora, come faccio a partire da sviluppare il progetto? Beh, devo selezionare un progetto server side. Server side nel linguaggio Java Enterprise si chiama, o meglio nel linguaggio Eclipse si chiama Dynamic Project. Quindi nel nostro caso sceglieremo Dynamic Web Project. Ok? Dynamic Web Project, informazione una sola, nome. Nome sempre significativo perché fra 2 mesi non saprò che cos'è quel progetto, se non gli do un nome significativo, no? Nel nostro caso è molto semplice perché abbiamo le esercitazioni, quindi potremmo chiamarlo Laboratorio 1. In class, ad esempio. Vedete subito sotto che avendo scelto il progetto come Dynamic Web, mi viene chiesto di selezionare quale server usare. Io l'ho già configurato, quindi semplicemente lo lascio lì. Utilizzerò Tomcat 7, quello che ho configurato prima. Questa roba qua, la versione non ci interessa. Configurazione va bene quella di default, quindi saltiamo tutto. Se avessi un working set, ad esempio io ce l'ho, posso selezionare a quale working set aggiungerlo. Ad esempio posso selezionare quello in classe. Poi, passo successivo, qui ci viene chiesto eventualmente di aggiungere cartelle, dipendenze, eccetera. Oggi non ci servono, quindi andiamo pure avanti e facciamo pure finish. Vedete che ci si apre questa bellissima svalangata di oggetti, ok? Un sacco di cose, in realtà, ma a noi non servono tutte, però, sono la struttura base di un progetto su Tomcat, ok? Di un'applicazione su Tomcat. Quello che a noi interessa è questa bellissima cartella, per il momento, questa cartella web content, che è quella in cui Tomcat pesca il contenuto da pubblicare, ok? Quindi il nostro Tomcat verrà lanciato e gli verrà detto da Eclipse, guarda che devi pubblicare il contenuto che viene dalla cartella web content. Allora, noi web content andiamo a inserire nelle nostre pagine. In realtà, la nostra pagina, ok? Quindi, andiamo in web content e facciamo file new. Che cosa vogliamo fare? Una? JSP, giusto? Ok, c'era ancora un PC laggiù che aveva dei problemi. Sono a posto, ok, siete a posto? Bene. Allora, other, perché non lo troverete subito, andate in Java, scusate, in web, sotto web trovate JSP file, ok, mi avete seguito qua? JSP file, next. Selezioniamo web content, va bene, gli diamo un nome. Che nome gli diamo? Non pagina 2, ok? Perché? Perché i nomi sono importanti per ricordarci che cosa fanno le pagine. Questa pagina qua che cosa fa? Il posto di un messaggio, ok? Ed elabora il fatto che il messaggio sia corretto o meno. Quindi se elabora la facciamo iniziare con la parola chiave do, tanto per dire faccio qualcosa, ok? E poi gli diamo un nome che ci ricordi quello che fa. Quindi potremmo dire do post message, ad esempio. Ok? Do per elaboro. Passo successivo. Abbiamo un ambiente di sviluppo, ci risolve qualche problemino. Quindi, ad esempio, quale template utilizzare? Template che cos'è? È lo scheletro della nostra pagina. Ci sono alcune informazioni che si ripeterebbero tutte le volte, evitiamo di scriverle noi e le facciamo scrivere al programma. Ad esempio, noi possiamo scrivere una pagina JSP con markup XHTML. Ok? Quindi scegliamo New JSP File XHTML e facciamo Finish. Il risultato è questa roba qua. Ah, questa roba qua è lo scheletro della nostra pagina. Vedete che in automatico ci sono stati inseriti
quei tag fondamentali per una pagina XHTML, ovvero sia il DTD, la dichiarazione XML e the body, ok? Poi c'è già un tag, riuscite a leggerlo, vi ingrandisco un po' il carattere. Silenzio assenso oppure... Vabbè, se non vedete ditelo, io ingrandisco. Ok, due volte bisogna chiederlo. Forza, tanto siamo qua per lavorare assieme, quindi... Allora, vediamo se riusciamo a ingrandire. Edito... Devo sempre ricordarmi dove... Meglio? Ok. Allora, qui rispetto a una pagina XHTML classica c'è solo un elemento nuovo, che è questa direttiva qua, -% at page. Ok? Quindi iniziamo a vedere la sintassi. JSP, i tag iniziano sempre con -%. Ok? Quindi le parole chiave. JSP, tutta la parte di codice, tra virgolette, di solito sta all'interno di un -%, percento maggiore, ok? Quello che sta all'interno di questi tag normalmente si chiama scriptlet, ok? In questo caso se c'è una carattere di at, ok? Se c'è la chiocciolina, questa si chiama direttiva. Si chiama direttiva perché è un'indicazione al server di fatto, che gli chiarisce come deve trattare quella pagina, ok? In questo caso sta dicendo, guarda che questa pagina usa come linguaggio di scripting interno Java, vedete language uguale Java, il contenuto che questa pagina genera è HTML, ok? E ha un certo encoding, in questo caso è l'encoding del mio computer, ok? L'encoding serve semplicemente per codificare i caratteri. Fine. Questo serve semplicemente a dire al server, quando metti questa pagina online, sappi che all'interno ti ritroverai del codice Java da interpretare e che quando sputi fuori il risultato di questo codice sarà HTML. Ok. Beh, se dobbiamo risolvere il nostro problema, partiamo, mettiamo il titolo sarà, ad esempio, post message. Ok? Fino a qua, banale. Come facciamo a fare il form? Allora, io mi aspetto che voi lo sappiate, se ci sono problemi me lo dite. Partiamo, diremo form method, abbiamo detto post, vedete che mi viene autosuggerito, quindi io non posso che scrivere, apro le virgolette, freccia giù, post, invio, e ho post, ok? Action sarebbe la pagina a cui mando i dati, che guarda caso sono io, me stesso. Quindi sarà do post message. .jsp, ok? Direi che non c'è null'altro, vedete che di nuovo sono in Eclipse, il tag di chiusura del form mi viene automaticamente completato. Form, campo di, abbiamo detto nome utente, titolo, area di testo per il corpo del messaggio, quindi nome utente sarà un campo di testo, allora mettiamo l'etichetta del campo di testo che sarà nome utente. Poi proviamo ad andare a capo e mettiamo il nostro campo di testo, quindi input type uguale text, name uguale nome
facciamolo in inglese così è più facile, scrivo username, value nessuno, perché ce lo scriverà l'utente, ok? Barra input. Fino a qua chiaro, sto correndo. Ok. Titolo uguale, no? Quindi titolo, andiamo a capo. Quella è un'opzione, ma la discutiamo un attimo con calma. Allora, il titolo sarà label titolo. Ah, mi sono dimenticato una cosa, che il tag label vuole un attributo. Cioè, è l'etichetta, ma di chi? Devo usare l'attributo for che dice di chi è l'etichetta. Di chi è l'etichetta del campo il cui nome è quello indicato in attributo for. Quindi label for username significa, guarda che questa è il nome utente e l'etichetta del campo di testo che si chiama username. Stessa cosa sotto, label for, chiamiamolo titolo, anzi siamo in inglese quindi title, break line, input, type sarà sempre text, name sarà title e nessun value, ok? Poi avremo una text area per il corpo del messaggio, ok? Quindi avremo sempre un'etichetta for message body, diciamo. E messaggio ed infine avremo la nostra text area. La text area normalmente ha bisogno di un numero di righe e un numero di colonne per sapere quanto grossa deve essere, ok? Noi abbiamo un limite sulle parole, quante righe e colonne mettiamo? Chi se ne frega? Se le parole eccedono il numero di righe e colonne, appariranno le barre di scorrimento, ok? Quindi usiamo un numero di righe e colonne che ci pare ragionevole, potrebbe essere una cosa tipo 40 righe e 80 colonne, ok? 1600 caratteri, no, 3200 caratteri, ok? 3200 caratteri, 320 parole, ci stiamo, ok? Più o meno, 10 caratteri a parola, sono fin abbondanti. Ok, detto questo, ci manca solo più i due pulsanti invia, cancella. Questi sono a loro volta due input, quindi sarà input type, uno sarà submit, value sarà invia, name, possiamo mettere quello che vogliamo, ma di solito si rimette submit, ok, per il pulsante cancella cambierà solo il type che diventa reset, quindi questo sarà ad esempio cancella, annulla, facciamo Ctrl Z, ok? Ora abbiamo fatto tutta questa corsa lunghissima per riuscire a fare il nostro form. Proviamo a vedere se è venuto fuori o se abbiamo fatto, se siamo persi qualcosa in giro, ok? Quindi passo successivo a aver creato il form e lanciamo la pagina, lanciamo il server, facciamo in modo che il server pubblichi la pagina e andiamo a vedere con un browser questa pagina, ok? Tutto questo si riduce nel salvare, ok? E poi fare tasto destro run as, run on server, ok?
ci verrà chiesto su quale server vuoi farlo girare, con autocompilato il nostro server che avevamo definito, ok? Quindi va benissimo questo. Next, questa è l'elenco delle applicazioni che abbiamo sviluppato e l'elenco delle applicazioni, queste sono quelle che abbiamo sviluppato, queste sono quelle che possiamo pubblicare sul server, ok? Io ne avevo due, in realtà stavo lavorando sulla lab 1 in class, vedete che lui automaticamente me l'ha messa fra l'elenco di quelle pubblicate. Se ne avessi più di una da pubblicare posso ancora spostarla da un lato all'altro. Per ora va bene così, lasciamo quella su cui stavamo lavorando e quindi finish ed ecco che parte la pubblicazione. Guardate qua sotto, vedete questa robaccia rossa che è apparsa un secondo e che se cliccate su console potete vedere. Questa robaccia rossa è il server, è il server che è partito e ci scrive tutta una serie di messaggi per dire ok, sto partendo, sto caricando i dati, sto iniziando a pubblicarli, ok? Alla fine ci sarà l'ultima riga che ci dice ho completato la partenza, vedete, server startup, e l'ho completato in 749 millisecondi, ok? Quindi in 0,7 secondi è partito. A questo punto il server è pronto a gestire le richieste per la pagina. Quello che ha fatto Eclipse di nascosto è stato aspettare che il server fosse pronto e dopodiché aprire un suo browser interno, ok, che di fatto è un Internet Explorer, molto simile a un Internet Explorer, e richiedere la pagina. Vedete che la richiesta dove va? Va in localhost 8080. Localhost 8080 che cos'è? Beh, localhost è la mia macchina, la vostra macchina. 8080 è la porta di default su cui lavora Tomcat, quindi Tomcat pubblica i documenti, pubblica le pagine sulla porta 8080. Poi vedete lab in class, il nome del progetto e anche il nome si chiama del contesto Tomcat, cioè è il nome dell'applicazione web che Tomcat sta pubblicando, ok? In automatico. E all'interno di quell'applicazione noi vogliamo una pagina specifica che si chiama Do Post Message JSP. Ok? Quindi tutto questo ci è stato fatto gratis da Eclipse, però è importante capire quali sono i passaggi, perché se io volessi vederlo con Firefox posso fare la stessa cosa. Mi copio l'URL, mi vado ad aprire Firefox, incollo l'URL e vedo la stessa pagina, ok? Ora, alcune note. Secondo me va bene una pagina così. Io un'osservazione ce l'avrei da fare. Quest'area di testo è clamorosamente troppo grande. Non vedo nemmeno i tasti di invio. Devo fare scroll per vedere. Quindi, riduciamola un po'. Noi l'abbiamo dimensionata per farci stare tutto il messaggio, ma in realtà non ci interessa, potremmo farla più piccola. Quindi sempre è importante guardare il risultato perché a volte ci sono delle cosine da correggere. Ah, proviamo a correggere la dimensione, quindi ritorniamo alla nostra do post message e mettiamo solo, ad esempio, 40 colonne e 20 righe o anche 10 righe, va bene. Salviamo. Adesso se andiamo a vedere... questo qua è talmente semplice che non lo fa vedere. Adesso se io di qua o da dentro Eclipse faccio ricarica, vedete che la pagina si aggiorna. Questo perché? Perché noi con Eclipse stiamo lavorando direttamente sulla cartella che il server pubblica. Quindi se noi modifichiamo il file, il server se ne accorge e lo ripubblica. Ok? Quindi altra cosa da ricordarsi, quando lavoriamo su un progetto tendenzialmente non dovremmo quasi mai riavviare il server, perché Eclipse si occupa già di aggiornare i file che vengono pubblicati. Occhio che questo quasi mai significa che a volte ci accorgiamo che c'è qualcosa che non funziona, vuol dire che il processo di aggiornamento non è andato a buon fine, e allora in quel momento fermiamo il server e lo riavviamo. Come facciamo a fermare e riavviare? Guardate qua. Qui c'è un bellissimo pulsante stop. Se io schiaccio stop, terminate, fermo l'istanza di server, ok? Quindi fermo Tomcat. Posso farlo di qua, oppure posso andare nella voce server, vedete che c'è proprio una linguetta server in basso,
dove è indicato il nostro server. In particolare, di fianco al nostro server ci sono due indicazioni di stato, uno che dice started, il server sta girando, e la seconda dice synchronized, il server sta pubblicando dati che sono in sincrono con quelli che stiamo editando noi, ok? Se ci fosse un problema di sincronizzazione, qua ci sarebbe scritto unsynchronized oppure republish, a seconda dei casi, ok? Quindi vuol dire sta lavorando, ma occhio che non sono a posto. Ah, se voglio fermare il server, vado qui sopra, tasto destro, stop. Fermato il server. Server fermato, se io ricarico la pagina, vedete che il browser è lì. Oh, non me la dà la pagina. Non me la dà perché il server è fermo, ok? Quindi qui stiamo lavorando esattamente come se fossimo in produzione. Avviamo e fermiamo il server. L'unica comodità è che facciamo tutto da dentro Eclipse. Quindi, riavviamo il nostro server. Start. Ricarichiamo la nostra pagina. Eccoci qua. Ok. Allora, adesso abbiamo fatto la parte 1, la pagina 1, form, ok? Dobbiamo iniziare a ragionare su come gestire i dati che questo form invia. Quindi se io vado qua e compilo, quindi nome utente Pippo, titolo, boh, ciao, e messaggio prova, quando schiaccio invia non succede niente. Anche per forza, questa pagina qua li ignora i dati e continua a rivisualizzare il form, ok? Allora dobbiamo andare a modificare la nostra pagina in modo tale da gestire i dati, iniziare a gestire i dati. Bene, questo vuol dire che questa pagina qua, così come non va ancora bene, ha bisogno di una parte di scripting server side, ha bisogno di una scriptlet che legga i dati che arrivano via post e decida che cosa fare, ok? Come faccio a inserire un pezzo di codice Java, quindi una script all'interno della pagina? Abbiamo detto che lo devo inserire fra minore percento e percento maggiore, ok? E dove lo inserisco? Beh, prima di visualizzare il form, no? Perché magari il form non lo visualizzo se i dati sono corretti. Quindi subito prima inizio, scrivo minore percento. Vedete che lui me lo autocompleta, questa cosa qua, cioè quello che scrivo lì dentro è Java. Cosa posso scrivere? Beh, tante cose, proviamo a toglierci un po' di ruggine e facciamogli scrivere hello, tanto per vedere che funziona, ok? Come facciamo? Beh, per scrivere c'è un oggetto che si chiama out, che è l'output di questa pagina, e su questo output richiamiamo la funzione println. Quindi println, che cosa? Ad esempio, hello. Ok? Questa istruzione non fa nient'altro che scrivere hello nel momento in cui parte la pagina. Salvo, ricarico, vedete che c'è scritto hello prima di nome utente. Ovvio, non è questo il funzionamento, ma era solo per vedere che effettivamente il nostro codice Java è stato interpretato. Quindi quello che ha fatto il server è, prendo il file, leggo il codice Java, lo eseguo, metto assieme il risultato del codice Java e i pezzi di HTML che invece erano già presenti nel file, e sparo fuori il risultato come pagina HTML. Ok? Bene. Allora, al posto di mettere questo print, che era semplice, noi qua vogliamo iniziare a gestire i dati che arrivano dalla richiesta. Allora, come facciamo? Abbiamo bisogno della richiesta. Dobbiamo dire alla script, vai a prendere la richiesta e dammi i dati che sono arrivati in post. La richiesta ce l'ho con l'oggetto request. L'oggetto out, request, e vedremo poi l'oggetto response, sono tre oggetti globali. Cosa vuol dire globali? Vuol dire che sono già presenti e posso utilizzarli direttamente senza doverli istanziare, ok? Quindi se io faccio request punto, vedete che appare tutta una serie di metodi, ok? Fra questi metodi
ci sarà il metodo getParameter, che accetta come parametro una stringa. GetParameter funziona indipendentemente dal fatto che i dati arrivino in get e in post. Ah, bello. Così dall'altra parte io posso lavorare sia in get e in post e il codice è sempre lo stesso. Non solo, se sto facendo il form di login e voglio vedere se funziona, prima lavoro in get, controllo che vengano passati tutti i dati, poi lo giro in post e non cambio il codice server side. Ok? Quindi prima cosa importante, questa qua, getParameter, è indipendente dal metodo con cui i dati vengono passati da una pagina all'altra. Che cosa devo passare come parametro a questa funzione? Beh, io voglio un parametro, di fatto questa funzione dice alla richiesta dammi un parametro della richiesta. Che cos'è un parametro? Beh, è quella coppia nome-valore che è stata passata o nel corpo della richiesta o nell'URL e che corrisponde al nome del campo compilato e al valore che è stato inserito. Ok? Allora, se io voglio vedere se c'è il titolo, che cosa chiederò? Beh, dirò dammi il campo, il cui nome è title, nel nostro caso, titolo. Se voglio vedere qual è il corpo del messaggio, dirò dammi il campo, il cui nome è message body, e così via. Se voglio vedere se ci sono tutti, dovrò farmeli dare tutti e controllare che siano tutti presenti, tutti diversi da null, e non vuoti, ok? Quindi io qua, ad esempio, potrei dire, voglio il nome utente. Il nome utente è username. Ok? Passo 1, voglio lo username, vediamo se è vero che arriva. Stampiamolo. Ok? Quindi, questa roba qua, mettiamola in una stringa, diremo string username uguale request get parameter username e poi facciamo out.println username. Ok? Allora, cosa stiamo facendo qua? Stiamo leggendo la richiesta che è arrivata, quindi carico la pagina, il browser fa la richiesta per la pagina, io la leggo, richiedo il parametro username e poi lo stampo. Vedremo che cosa succede se quel parametro non c'è. Quindi, salviamo qua. Se tutto va bene che è aggiornato, carico la pagina e vedete che viene scritto null. Cioè, sono entrato nella pagina, ma non esisteva nella richiesta il parametro username. Se io invece metto nome utente Pinco e faccio invia, adesso esiste il parametro username e corrisponde al valore che ho inserito. Okay? Quindi come faccio a accorgermi se è la prima volta che visualizzo il form oppure no? La prima volta... Volevi... Okay. La prima volta tutti i parametri saranno null. Semplice, ok? Quindi il primo controllo che io devo fare qua è dire, va bene, se tutti i parametri sono diversi da null, allora posso iniziare a verificare se rispettano i requisiti, altrimenti visualizzo il for, ok? Quindi primo if, tutti i parametri. Quali parametri devo recuperare? Abbiamo detto username, titolo e corpo del messaggio. Bene. Facciamo la cosa più semplice e mettiamocelo in tre variabili. Username ce l'abbiamo già, dobbiamo solo più fare lo stesso lavoro per titolo e corpo del messaggio. Quindi, prendiamo questa riga, ce la copiamo. Facciamo così, così almeno è impaginato. Allora, la seconda sarà title, e qui mettiamo title. La terza sarà message body. E se non vado errando, avevamo chiamato proprio message body. Vedete che di fatto questa pagina inizia a avere due anime, no? Ha un'anima più propriamente server side, che è questa parte qua scritta, che si aspetta dei dati dall'esterno, e un'anima più propriamente da pagina web tradizionale, ok?
E questa è una delle caratteristiche di questa soluzione. Ci accorgeremo che a un certo punto questa pagina avrà proprio due anime diverse, una che è quella di visualizzare semplicemente dei dati, visualizzare un form, e l'altra che è invece quella di eseguire una specie di programma, ok? Quindi è un po' incoerente con se stessa, ha una doppia personalità. Allora, abbiamo recuperato tutti i parametri, quando partiamo a verificare se i requisiti sono validi, se tutti e tre i parametri sono diversi da null. Quindi qua, al posto di scrivere out, iniziamo a scrivere un bel commento, mettiamo controlla se ci sono tutti i parametri, check parameters, e qui metteremo if username diverso da null, ok? E contemporaneamente title è diverso da null, e contemporaneamente message body è diverso da null. Se tutte queste condizioni sono valide, allora e solo in questo momento possiamo iniziare a fare la verifica, ok? Quindi qua potremmo dire check di parameters, di parameter values, ok? Nel nostro caso facciamo solo un out, tanto per vedere che cosa succede, e li stampiamo tutti e tre, quindi stampiamo username, poi andiamo a capo, titolo, e corpo del messaggio. Ok? Allora, la domanda che verrebbe spontanea è: sì, ma se io compilo solo il titolo, gli altri sono null, non funziona. No. In realtà vedremo che non è così. Proviamo. Allora, carichiamo Dupost Message direttamente. Non vedo nulla, ok? Perché non vedo nulla? Perché il nostro if non era valido. Cioè erano almeno uno diverso da null. In realtà tutti diversi da null. Adesso scrivo Pinco e faccio invia. Ah, momento. Allora forse non funziona come pensavo. Ok? Quindi occhio sempre all'assunzione. Dico, ah già, bello, così funziona. No, non funziona. No, non funziona davvero. Sto mettendovi un po' di dubbi in corpo per insegnare come si ragiona. Non è per complicarvi la vita. Allora, il davvero dice, vabbè, primo dubbio che mi viene in mente, sono sincronizzato, ma non lo so, magari lo stoppo e lo rilancio, ok? Quindi questi sono i passi da fare quando scoprite qualcosa di diverso da quello che vi aspettavate. Non necessariamente io mi sto aspettando qualcosa di diverso, è solo per, ok, dire, occhio, non funzionava così, momento, è tutto a posto, controlliamo bene. Ok, stoppato, riavvio. Ritorno sul mio browser, riprovo a caricarla, ok, metto il mio nome utente, ok, allora forse mi torna null, se non ci sono tutti, proviamo a metterli tutti. Ah, non mi fa niente, forse ho fatto un errore, ok, quindi questo è il passo, sviluppo, testo, c'è qualcosa che non va, controllo che il server sia aggiornato. C'è ancora qualcosa che non va? Errore. Come faccio a risolvere l'errore? Per risolvere l'errore parto e vado in debug. Ok? Quindi lo scopo di questa roba qua non era per farvi perdere, ma era per dire cosa faccio se c'è un errore. Vengo qua e dico va bene, non sono neanche riuscito a scrivere tre linee di codice, vediamo perché. Mettiamo un breakpoint qua, come ho fatto a mettere il breakpoint? Sono andato
in corrispondenza della linea, doppio clic e vedete che appare un pallino blu. C'è una domanda? Ah, ok. Allora, il pallino blu lì dice, guarda, quando vai in esecuzione in debug, fermati su quella linea e poi andrai avanti passo passo. Per andare in debug, al posto che schiacciare la freccia verde come avevamo fatto prima, schiacciamo l'insettino. Bug sta per insetto, quindi debug, schiaccio insetto. Mi si apre la finestra che mi dice, ok, vuoi andare in debug? Sì, voglio andare in debug. Parte la pagina e vedete che di fatto il server, quando arriva a quella linea lì, si ferma. Si ferma e mi consente di andare a vedere che cosa c'è nelle variabili. Sì. In debug basta andare sull'insetto e selezionare la pagina da lanciare. Ok? Perfetto, sono in debug. Come faccio a sapere che cosa sta succedendo? Beh, ho una finestra in più lassù, vedete che c'è quella finestra variables, ok? Che non ha niente dentro. Beh, in questa finestra variables appariranno i valori delle mie variabili. Quindi, se io vado avanti di un passo, dico va bene, passo alla linea successiva. Come faccio a passare alla linea successiva? Se siete su un sistema Windows, F6 è la cosa più veloce, ok? Quindi, magari se clicco anche dentro funziona. F6, vedete che si popola questa lunghissima lista di variabili, a noi interessa solamente vedere username, null, ci quadra? Vi quadra che sia null username? A me sì, perché è la prima volta che sto caricando la pagina, ok? Quindi, vado avanti, faccio F6, avrò titolo null, faccio F6, avrò message body null, tutto a posto. Poi qua ho detto, se il username è diverso da null, ok? Sì? Ma mi raccomando, perché prima non funziona. Allora, il comando esatto è run step over. Per il Mac sarà control 6, la sostituzione del tasto di funzione. O mela 6, non mi ricordo più. Comunque se no, voi schiacciate da lì e funziona. Mela 6, ok. Allora, arriviamo qua. Tutti i rest sono null. Secondo voi che cosa fa questo if? Niente, salta. Infatti se io faccio F6, vedete che salta e inizia a eseguire l'HTML. Bene, non mi interessa, voglio andare avanti alla seconda volta, quando inserisco dei dati. Come faccio ad andare avanti? Qua c'è questa freccettina qua che dice resume, serve per dire ok, riparti come se fossi in esecuzione normale e ti fermi la prossima volta che incontri il breakpoint, quindi ti fermi la prossima volta che incontri un pallino blu, quindi faccio resume, ok, e questo è partito, vado nel browser di Eclipse, che è questo qua l'ultimo, metto un nome, utente, qualunque, e schiaccio invia. Vedete che lui si ferma di nuovo sulla linea, perché è stato richiamato, ha trovato il pallino blu, si riferma. A questo punto mi aspetterei di trovare in username un valore diverso da null. Facciamo F6, magari devo cliccare qua. Vedete che username è proprio diverso da null. Adesso faccio di nuovo F6, guardate title. Title è vuoto. Ok? Perché è vuoto? Beh, c'è un form, ho schiacciato invia, il browser invia nome del campo uguale valore. Valore non c'è niente, quindi sarà nome del campo uguale virgolette, virgolette. Ok? Facciamo ancora un F6. Message body null. Ah, forse qua l'errore. Ok? Io mi aspetterei anche qua, virgolette, virgolette, invece mi arriva null. Chiaro? Quindi il passaggio è questo. Quindi adesso so dove andare a cercare. Devo andare a capire come mai message body non sta funzionando. Facciamo stop. Ritorniamo
nella nostra prospettiva di sviluppo, quindi vedete qua su che c'è debug, io mi risposto in Java Enterprise, ok, vado su do post message e inizio ad andare a guardare la nostra area di testo, perché c'è qualcosa che non mi quadra. Dov'è l'errore? È visibile adesso. Mi sono dimenticato di dargli un nome. Se io non gli do il nome, il browser non passerà una coppia nome-valore, perché non sa che nome dai. Ergo, il parametro dall'altra parte sarà sempre null, perché non esisterà. Morale della favola, dove ho sbagliato? Lì, nell'HTML. Mi ero dimenticato di mettere name. Name uguale, virgolette, message. Body. Ok? Senza il debug stavamo un'ora a cercarlo, perché era talmente evidente lì sotto gli occhi che non ce ne saremmo accorti. Ok? Quindi lezione di tutto questo giro è come si fa il debug. C'è un errore, non cerco di impazzire, mettere un out, tirare il dado e sperare di trovare la soluzione, no. Vado in debug, passo passo e l'errore lo prendo al primo colpo. Ok? Bene. Allora, adesso salviamo. Proviamo a rieseguire un'altra volta, sempre in debug, ok? Quindi, di qua, debughiamo la nostra pagina, sì, allora, queste due che non ci servono le chiudiamo, questa la ingrandiamo un pochettino, e perché? Ok. Andiamo avanti, quindi facciamo la prima parte, tanto sappiamo che sarà null perché è la prima richiesta. Allora, posso di farlo passo passo, che non mi interessa, schiaccio direttamente la freccia resume e lo mando alla seconda volta che trova il breakpoint. Ok? Quindi sono lì, messaggio, inserisco di nuovo il nome utente che sarà Pinco, schiaccio invia, ecco che ritorno di nuovo all'esecuzione, sono qua, adesso ritorniamo alla visualizzazione di prima. Vedete il doppio clic sulla tab ingrandisce, riduce sempre. Faccio F6, username Pinco, F6, titolo, virgolette, virgolette, F6, message body, virgolette, virgolette. Ok? Adesso è tutto corretto. Il che vuol dire che questa volta il nostro if entrerà, sarà verificata la condizione, perché lei dice semplicemente che tutti i parametri devono essere diversi da null, noi avremo lo username che ha un valore e tutti gli altri che sono vuoti, quindi F6 infatti entra dentro ed ecco che viene stampato il risultato. Ok? Unica nota nella stampa, avrete notato che io ho usato tra virgolette il tag br, perché? Perché non ho usato slash n, in Java slash n è a capo. Sì, ma noi qui stiamo scrivendo una pagina HTML, cioè l'output di un pezzettino di scriptlet è codice HTML. E come voi ben sapete in HTML l'invio viene ignorato. Per andare a capo bisogna scrivere br. Ecco perché qua non ho scritto slash n, ma ho scritto br. Ok? Allora, qui possiamo andare avanti. Ritorniamo alla nostra post message e vedete che c'è Pinco, due spazi che sono le nostre due, i nostri due campi vuoti e poi il form. Allora abbiamo passato il primo controllo. Il primo controllo dice hai già inserito i dati, non li hai mai inseriti. Ok? Ritorniamo su Eclipse e ci fermiamo perché è l'uno. Allora, dobbiamo fermarci perché è scaduto il tempo, ma iniziamo a dare un po' di compiti, così vi chiederei per la prossima volta di provare ad andare avanti qui sulla falsa riga di questo if, poi vediamo la soluzione. Io in realtà ve la pubblico online fra un paio di giorni, così almeno avete due giorni per scragnarvi sopra prima. Provate a scrivere la restante parte di if, probabilmente, che vi serve per controllare che il titolo, il nome utente non sia vuoto,
che il titolo non solo non sia vuoto, ma abbia più di meno di 20 caratteri, 60 caratteri, quello che era, e provate a pensare come contare le parole. Suggerimento sulle parole, ok? Perché è la parte più difficile. Vi era suggerito: contate le parole contando gli spazi. Come faccio a contare gli spazi? In Java esiste una cosa comodissima, ce ne sono tante, ma o cercate ogni volta lo spazio, quindi avete la stringa, dite dov'è la prima posizione dello spazio? Qua, ok, riparto di qua, dov'è la prima posizione dello spazio? E vado avanti, però non finisce più. Oppure dite, vabbè, un computer ha tanta memoria, chi se ne frega, divido la stringa. Quindi se voi fate, diciamo che la stringa è message body, io qua ve lo scrivo, poi così voi ve lo potete segnare. Punto, split, virgolette, spazio, virgolette. Questa roba qua vi dà indietro un oggetto che è un array di stringhe, quindi sarà string words, ok? Quindi questa roba qua prende la stringa e la spezza lungo gli spazi. A noi interessano le singole parole? No, a noi interessa quanto è lungo quello. Ok, quindi se voglio sapere se ci sono 150 parole, prenderò words.length e andrò a confrontarlo con 150. Ok? Quindi questo qua era il pezzettino critico. Poi per la prossima volta provate a scrivere la parte di controllo che vi serve per verificare tutti i requisiti. Ok? Quindi quello lì è quello che vi chiedo. Poi se volete cimentarvi con inserire gli errori nella giusta posizione, in caso di errore fatelo pure, ok? Altrimenti vediamo poi nella soluzione come si faceva. Ok? Ci sono domande? Se aveste domande la prossima volta me le chiedete subito all'inizio, oppure potete mandarmi una mail, ok? Ok, perfetto. Allora ci vediamo la prossima settimana, in cui in teoria siete a squadre divise. Quindi qualcuno ci vediamo lunedì, qualcuno ci vediamo mercoledì. Ok.